Valentina sfondo razzista in Via Piave, un episodio che sicuramente ha acceso numerose polemiche. Lei si è detta preoccupata per le dichiarazioni del sindaco Alessandro Ghinelli, perché? Perché un amministratore, in questo caso il sindaco, laddove si generano, ci sono situazioni di disagio come in questo caso che sono state rappresentate dai cittadini con riferimento ad alcuni episodi avvenuti al Pionta piuttosto che lungo la strada, ma soprattutto con quell'episodio gravissimo dei volantini con scritto negri di M puntini puntini, penso che non si debba dire è stato un errore di metodo, perché davvero è gravissima la sostanza. Io ho posto alcune domande al sindaco nel mio comunicato e ad esempio ho chiesto perché Arezzo è uno dei pochissimi comuni dove non si fanno i lavori socialmente utili, vale a dire che gli immigrati sono tenuti a prestare la propria opera per lavori di pubblica utilità che naturalmente devono essere, come dire, costruiti, alimentati e sostenuti dal comune stesso. L'altro elemento è quello che non è che il comune non ha risorse, perché c'è una legge dello Stato che prevede che per ogni comune che accoglie migranti o rifugiati politici ci sono risorse. Il comune ha avuto 200.000 euro, quindi io credo che anche ci siano risorse per poter anche sostenere insieme all'accompagnamento ai lavori socialmente utili anche altri tipi di attività, perché Saione è un quartiere che ha bisogno di trovare anche probabilmente una propria modalità di integrazione. L'altra cosa è questa, è vero Saione c'è una presenza fortissima di multietnica, però, e si dice questo dovuto al fatto che le case costano poco, sicuramente sarà così, però dico anche questo, perché anche non una collaborazione stretta tra il comune e le altre forze, ad esempio per verificare i tanti affitti, siamo così sicuri che ci siano soltanto persone che sono proprietari di case, oppure ci può essere il rischio, come purtroppo da tante altre parti, di affitti al nero. Cioè insomma, prima di chiamare l'esercito, prima di creare un clima ancora più come dire, di tensione, forse quello che serve, anzi senza forse, è davvero una modalità che parta dal convincimento della giustezza dell'accoglienza. Io penso che bisogna partire dal valore dell'accoglienza e nel contempo lavorare tutti insieme, tutte le istituzioni, per poter far sì che la capacità di accoglienza e di integrazione sia reale.